Ecco, ci troviamo nella stanza detta lo scurolo di San Carlo, dove sono conservate le spoglie del santo. Sono occupato della parte lignea, cioè delle strutture in legno inerenti a questo ambiente, che sono delle porte di accesso dal corridoio perimetrale alla stanza e le boiserie e il soffitto del corridoio. L'intervento non è stato eccessivamente complesso, si è trattato di compiere una pulitura con un sombente blando gelificato e poi una lucidatura a olio che consentirà una manutenzione continuativa in virtù del fatto che comunque verrà utilizzato da un pubblico. Distaccati i tessuti montati ovviamente sui loro telai, è stato eseguito un intervento di pulitura superficiale, successivamente uno un pochino più puntuale con un dispositivo meccanico sui filati d'oro ed argento che realizzano la broccatura e successivamente un intervento di consolidamento lungo il perimetro, perché è la zona maggiormente interessata, di tutti quelli che erano i tagli di lacerazione. Eseguiti tutti gli interventi, i tessuti sono stati poi riposizionati lungo il loro originale andamento all'interno della cappella e del corridoio adiacente. Questo straordinario capolavoro del Perego, che è lo sbalzo, il cesello di tutto questo manufatto straordinario in argento. Abbiamo iniziato con Salvatore Siano a fare i primi saggi con il laser e quindi il lavoro è stato poi portato avanti al 70% con la pulitura laser, quindi con ablazione laser. E in più, scoprendo che il manufatto era stato molto probabilmente nel 1797 ridipinto, o meglio dipinto e verniciato con una vernice nera che poteva somigliare all'ebano o addirittura del bronzo, per evitare la confisca da parte dei napoleonici che fecero appunto il richiamo degli argenti e in questo modo si salvò. Ci sono dei punti straordinari, è tutto talmente eccezionale. Una delle parti così più curiose, dove c'è il tentato omicidio di San Carlo con un archibugio puntato, e lui prega davanti a questo quadro, che tra l'altro è realizzato a punzone, e non avvenne l'omicidio, questo fu uno dei suoi miracoli, insomma.